Bene, possiamo continuare ora e avremo l'intervento di Marco Perini, studente universitario. Marco? Bene, buongiorno a tutti. Beh, io ho deciso di parlare qua innanzitutto per evitare il pulpito e creare un contatto un po' più diretto, insomma. Allora, io volevo iniziare da una lettura che ho trovato molto interessante. Allora, c'è un articolo della Costituzione del 1793, scritta in Francia subito dopo la Rivoluzione Francese, quindi parliamo della Costituzione giacobina. Un articolo di questa Costituzione recita: un popolo ha sempre diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non ha il diritto di sottomettere alle proprie leggi le generazioni future, ed ogni ereditarietà delle funzioni è assurda e tirannica. Assurda e tirannica. Cioè, questa è una Costituzione del 1793, scritta da individui, persone, cittadini come tutti noi, più di 200 anni fa, e che scriveva queste cose. Io l'ho letta e dico, ma cioè, e noi? Cioè, 200 anni dopo, questi, se fossero ancora vivi, ci direbbero, cioè, vivete in una situazione, cito che non mi ricordo neanche, assurda e tirannica. Assurda, cioè, è inutile spiegarlo, lo vediamo tutti che è una situazione assurda. Tirannica, è interessante questo. Cioè, tirannica perché? Perché il potere del cittadino, che sostanzialmente è quello della sovranità popolare, è stato completamente svuotato. E uno dice, ma come mai? Basta guardare la realtà che ci circonda. Abbiamo un governo, un capo del Consiglio dei Ministri, che è stato nominato dal Presidente della Repubblica. E noi? A noi non ci hanno chiesto niente. Abbiamo un Presidente della Repubblica che l'ha nominato, che è eletto dalle due Camere del Parlamento unite. Camere del Parlamento costituite da membri eletti dai partiti. Cioè, tutto questo è il sistema creato per il cittadino, al quale non è stato chiesto assolutamente nulla. Bene. Cioè, la tirannia è proprio questa, è quella che viviamo oggi. E sarà mica forse questo il senso di disagio che viviamo attualmente, che sentiamo dentro ciascuno di noi? Un profondo senso di scollamento tra una realtà che non ci appartiene più, che non ci rappresenta più, che non ci fa più stare bene, e invece una voglia pazzesca di riformarla, una voglia di creare un mondo che davvero sia autenticamente il nostro. E d'altronde i giovani poi sono quelli che più di tutti avvertono questa voglia di cambiamento. Giovani che sono sempre in realtà più vessati rispetto a questa loro voglia. E difatti i giovani cosa fanno oggi? Se ne vanno dall'Italia, fuggono, si sentono a disagio, sentono che questa realtà non è più autenticamente la loro. Bene, oggi riprendiamoci allora questa realtà, ricreiamoci un mondo e un futuro di cui essere fieri. La critica poi è quella di, che spesso sento, è quella di chi dice, ma no, ma ci sono le lobby, ci sono le caste, ma come fai, ma è un paese di vecchi, non si può più fare niente, un senso di sconforto. Io dico, bene, allora lasciamo che i morti seppelliscano i loro morti, come disse un tale qualche millennio di anni fa. Perché come diceva Salvatore Brizzi stamattina,
questi sono morti. E che cos'è che i giovani possono veramente portare di nuovo nel nostro futuro? Cioè, che cos'è che il sistema frena? Perché non vuole modificarsi? Perché non vuole cambiare? Perché ha paura del nuovo? Perché intende conservare se stesso per sempre in maniera immutabile? I giovani sono portatori potenzialmente di un nuovo linguaggio. E il linguaggio è quello che fino ad oggi è stato messo sotto controllo da tutto questo sistema. Cioè il linguaggio, quello che noi abitualmente utilizziamo, frasi, parole, enunciati con cui noi senza accorgercene indichiamo oggetti, concetti, creano la nostra realtà. Dunque, per cambiare questa realtà, cambiamo il linguaggio. E cambiare il linguaggio avrà lo stesso effetto della luce sui vampiri per il sistema. Un nuovo linguaggio, dunque. Bene, bello. Cominciamo allora a dire che voglio conoscere e non voglio più credere a tutto quello che leggo, a tutto quello che sento. Voglio conoscere perché mi interessa, lo voglio io. Perché poi oggi il pericolo è la mistificazione che viene fatta della realtà. È il più grande pericolo, perché il sistema ritiene che per tutti noi sia più facile credere che conoscere, molto più comodo. Bene. Cambiamo allora un altro concetto e parliamo di proposta invece che di protesta. Oggi vediamo sul web, blog, gente che gli indignati, chi scrive dietro un computer nascondendosi tutta la propria indignazione, la propria frustrazione. Oggi invece siamo qui, abbiamo dei volti, delle facce, delle voci, portiamo un progetto, una proposta vera, poi condivisibile o no. Ma è una proposta, non è più una protesta, non è più uno scagliarsi le pietre, non è più un creare quel sentimento di antipolitica che oggi viene così definita, perché l'antipolitica non è altro che la legittimazione di questo stato di cose. Non possiamo dire mi rifiuto di parlare di politica, di sentir parlare di politica perché ci ha rotto le balle. Non possiamo, perché vuol dire legittimare tutto quello che poi noi andiamo a scrivere sui blog, sui social network, rispetto a quello che ci indigna. Cominciamo a dire di volerci accorgere della realtà e non di convincerci. Accorgersi è una parola che piace molto al PIN, a tutti coloro che sono il PIN, perché accorgersi deriva da cuore. E il cuore conosce autenticamente quello che noi desideriamo. Il cuore lo sa. Mentre le convinzioni sono quelle dettate dalla mente. La mente crea giudizi, pregiudizi, convinzioni sulle quali noi ci arrocchiamo, che vogliamo difendere a tutti i costi. Le convinzioni ci portano solo a cercare della gente che dia ragione a queste nostre convinzioni. Ecco perché lo slogan del PIN è la mente mente, mentre il cuore non mente mai. Bello. Cominciamo a utilizzare la parola fierezza e non la parola orgoglio, perché la fierezza è la consapevolezza del proprio valore. L'orgoglio invece è la tracotanza, è il peccato di ubris, come dicevano i greci, è il senso di superbia verso tutti gli altri. Con chiunque tu parli oggi, sono tutti, la sanno sempre più lunga di te, no? Come nel calcio, sono tutti allenatori, no? Quando si parla di calcio. E pensiamo che bello poter ritrovare e ricreare un popolo che è fiero di se stesso, fiero del proprio valore, fiero di aver creato una realtà
veramente nostra, veramente dei nostri tempi, veramente autentica. Quella fierezza che ha sempre portato poi il popolo italiano a essere uno dei aprifila delle maggiori rivoluzioni in ogni ambito, che poi sono sempre state imitate dal resto dell'Europa e del mondo. Cominciamo a dire, come riprendendo quello che diceva Salvatore stamattina, di voler essere re e non più schiavi, dove re non si intende il monarca, re si intende responsabili della propria esistenza, della propria vita, riprenderla in mano. Significa essere consapevoli di vivere qui ed ora in una realtà che non ci piace più, che vogliamo cambiare, che non ci rappresenta. E non possiamo estraniarci dal fatto di fare politica. Fare politica diventa quindi quasi un dovere, perché la mia realtà oggi è prima di tutto quella di cittadino di uno Stato. Io nasco e prima di tutto sono cittadino di uno Stato. Se io rinuncio a questa mia responsabilità, beh, qualcun altro se la dovrà prendere questa responsabilità. E chi se la prende poi? Se la prendono i banchieri, i professori, i dotti, i tecnici, i burocrati. È una realtà nostra, ci riguarda in qualsiasi momento. Con questo senso di antipolitica non facciamo altro che dichiarare la nostra inettitudine a voler essere dei re. Dunque cominciamo a parlare di una nuova Costituzione reale, concreta, che ci rappresenta, che parla di me adesso, qui, in questo tempo, di cui poter essere fiero. Parliamo di un nuovo modello sociale, di un nuovo modello fiscale, equo, giusto per tutti i cittadini. Parliamo di un nuovo individuo responsabile, libero, consapevole della propria esistenza. Parliamo di un nuovo modo di fare politica che abbandoni la politica del contrasto e abbracci invece la politica dell'accanto. Parliamo in una parola del PIN. Grazie. Mi stanno dicendo ora che siamo in diretta su streaming su Facebook, abbiamo più di 50 contatti, però le persone che volevano essere presenti erano di più, soltanto che la banda dell'hotel non glielo permette, per cui siamo presenti. Ciao a tutti, a chi ci segue da casa. Bene. Ora passo la parola a Daniela Donati, formatrice e consulente aziendale. Prego, Daniela. Quindi, sentire un po' quello che si sta raccontando qua oggi, e che forse gli amici di Facebook non so quanto siano riusciti a cogliere, a quanto pare qui si parla di rivoluzione. Una parola importante, che abbiamo già capito dall'inizio di stamattina, non è legata a tutto quello che magari normalmente si associa a rivoluzione. Non faremo le barricate, non andremo a distruggere, o perlomeno alla parola distruzione preferiamo la parola creazione, vogliamo creare qualcosa di alternativo. Per creare qualcosa di alternativo, come tutti i cambiamenti che si vogliono proporre, il primo passaggio sarà
essere consapevoli di che cosa c'è adesso. Beh, non farò tanto il riassunto perché credo che quello che c'è adesso sia abbastanza presente e noto ad ognuno di noi. Può essere interessante chiederci come questa rivoluzione rappresenti una sfida e a che cosa si stia sfidando. Una delle prime cose che si starà sfidando è, per esempio, quello che oggi è associato dai più, possiamo dire, dalla maggior parte delle persone con le quali potremo parlare andando in giro, insomma, all'università, al lavoro, per strada, nei negozi. Quando si sente la parola politica, a che cosa la si associa oggi? Non noi che, insomma, abbiamo già parlato diversamente di politica, che cosa la associerebbero? La politica come sinonimo di... qualche esempio? Qualche... pagliacciata. Sono tutti pagliacci. Oppure i politici sono tutti dei... burattini. Altro dei... ladri. Dei corrotti. Dei... come? Ignoranti, insomma, un bel ritratto, ignoranti, forse non assassini, ma almeno quello no, però, insomma, dei manigoldi, dei furfanti, che, insomma, ci dobbiamo comunque confrontare con questa percezione della politica oggi. Ci stiamo confrontando, se vogliamo cambiarla, non possiamo fare a meno di pensare che per lo più questo è quello che si pensa, che molti pensano della politica. È una percezione talmente radicata e da tanti anni che è diventata, come molte delle percezioni che poi creano la realtà, è diventata una credenza. Cos'è una credenza? Cos'è una credenza? Cosa vi viene in mente? Un mobile, esattamente. La credenza è un mobile. Ma che tipo di mobile è? È un mobile molto particolare. Almeno nella mia famiglia, io ricordo, c'era mia nonna che aveva una bellissima credenza, nella quale poi nascondeva le caramelle, quindi aveva la vetrinetta chiusa a chiave. Al di là delle caramelle che erano preziose per me, dentro quella credenza c'erano le cose che avevano più valore. C'erano il servizio buono, i piatti, i bicchieri di cristallo. Quindi tutte quelle cose che bisogna maneggiare con cura, perché se io rompo qualcosa che è dentro la credenza, andrò incontro, io sarei nata incontro sicuramente dei guai. In ogni caso, ognuno di noi probabilmente fa fatica a cambiare queste credenze che ha proprio per lo stesso motivo, perché le credenze ci servono, ci sono utili, ci confortano. È bello credere, avere qualcosa in cui credere, avere delle convinzioni, poi che siano giuste o sbagliate, che magari valevano anni fa. Io mi sono convinta di non saper ballare e mi fa anche comodo pensare che non so ballare o non so disegnare o non so quante cose. Se non fossi più contenta di questa credenza, dovessi cominciare a mettere in me stessa il dubbio che forse è arrivata l'ora di cambiarla, potrei scoprire che è molto difficile farlo. E quindi potrebbe essere probabilmente, insomma, per molti di noi difficile agire su questo cambiamento, almeno per chi ancora ha delle difficoltà a credere che ci possa essere questo cambiamento. E che cosa ci può aiutare? Che cosa ci può aiutare a collegare un po' quello che abbiamo già condiviso? Ora, abbiamo condiviso molti dei principi che abbiamo discusso insieme. Siamo convinti della bontà di questa della proposta del PIN, abbiamo scoperto che noi siamo il PIN, quindi ci siamo solo dovuti accorgere di qualcosa che era dentro di noi. Eppure può darsi che c'è ancora un po' di strada da fare, perché noi siamo qui tanti, ma probabilmente potremmo e saremmo ancora di più, quindi c'è un po' di lavoro da fare. E questo lavoro da fare avrà anche l'obiettivo di non convincere, perché abbiamo già detto che è una parola che non ci piace, ma, se volete, di aiutare altre persone a capire di cosa stiamo parlando, di quale tipo di cambiamento stiamo parlando, che cosa vogliamo proporre agli altri. E allora potremmo dire, beh sì, fin qua tutto a posto,
sono d'accordo, ci credo, poi però, se proprio devo dire che vado a bussare alle porte del mio condominio, tutti nel mio palazzo, e fermo le persone per strada, forse ancora non siamo così pronti, almeno alcuni di noi forse non sono pronti. E ci sono tante altre persone che abbiamo incontrato in questo primo anno del PIN, che sicuramente condividono i principi e le idee del PIN, eppure oggi non sono qui, per vari motivi. Uno dei motivi può essere che magari non hanno fatto quello che alcuni di voi, oggi tra l'altro parlavo con qualcuno di voi che mi diceva, beh, se a me avessero detto un anno fa che mi sarei trovata qua, a me stessa tra l'altro, che mi sarei trovata qua a un'assemblea dove si parla di politica, gli avrei detto, tu sei matto. Non so se c'è qualcuno che vive questa esperienza oggi, che per la prima volta sta facendo qualcosa di nuovo, venendo a... Caspita, molti, quindi sappiamo di cosa stiamo parlando. Abbiamo fatto qualcosa di nuovo, magari ci abbiamo pensato un po', magari non è stato immediato. E quello che ci è servito, quello che abbiamo fatto affrontando questa esperienza, venendo fino a qua, è stato quello che può essere definito un mettersi alla prova, un uscire dalla nostra zona di comfort. Che cos'è la zona di comfort? È quello spazio dentro il quale noi cercheremo di restare il più a lungo possibile, perché lì ci si sta tanto bene, perché lì facciamo quello che sappiamo già fare, perché lì parliamo di cose di cui sappiamo che tipo di effetto potrebbero avere sugli altri, e quindi non ci procurano nessun tipo di disagio, di fastidio. Ora, se dobbiamo fare un passo avanti, perché fin qua siamo arrivati e credo abbiamo condiviso molte delle idee, molti dei principi, ora si potrebbe trattare di alzare un po' l'asticella e cominciare a chiederci cosa possiamo fare di più, cosa possiamo fare per rincontrarci in di più, per aiutare altri, per riconoscere altre persone che probabilmente sono in giro come noi. E quindi fare qualcosa di più significa appunto guardare un po' questa nuova possibilità, che ad alcuni di noi potrebbe sembrare un problema, nel senso, io sì, sono d'accordo, questi principi li condivido, sono giusti, devo andare io adesso a portare il verbo porta a porta? No, porta, non quella porta a porta, proprio letteralmente. Non lo so, sai, ho da fare, no, ma io ci credo a queste cose, però adesso veramente mi scappa l'autobus e quindi c'ho da fare la spesa, c'ho mille scuse probabilmente credibili, per carità. Però questo passaggio non è forse ancora così immediato. Perché? Perché la mente, ok, però comunque lì è, dobbiamo farne così. E la pancia un po' è lì che si attorciglia, dice, vabbè, sì, io vorrei, però non posso. Il problema mi sembra grande. Vedo ancora un grande problema il fare qualcosa di nuovo, ancora di più, alzare l'asticella. E il problema del problema è che non vediamo che se il problema è grande, se percepiamo il problema come grande, è perché siamo noi ad essere piccoli. È un po' come i bambini. Il bambino guarda la mamma dal basso in alto e quindi le sembra grandissima. Nel momento in cui cresce, piano piano, ci si comincia a guardare negli occhi. E quindi il problema si ridimensiona. Allora, io non ho ricetta, ovviamente, però forse una possibilità per crescere un po', per imparare ad avere più forza, riconoscerci come questi nuovi cittadini che vogliamo essere, è quello di lavorare su noi stessi. Abbiamo detto che l'essere PIN significa avere un nuovo modo di pensare la politica, avere un nuovo modo di essere cittadino, di essere persona. E quindi lavorare su noi stessi. Nel momento in cui lavoriamo su noi stessi e cominciamo a crescere, il problema si ridimensiona. Anche qui possiamo dire, ok, ma da dove si comincia? Non so, c'è un banchetto dove andare a firmare una firma, c'è qualche pastiglia da prendere, tipo Matrix, blu, rossa, fai la scelta. Non lo so, da dove si comincia.
però da qualche parte bisogna cominciare. E quindi anch'io mi sono chiesta, ma da dove comincio? E alla fine ho detto, forse comincio dal fare quello che credo sia giusto, dal fare quello che il mio cuore mi dice. E anche se in questo momento non sono proprio nella situazione più confortevole che io abbia vissuto in vita mia, ovviamente, decido di agire. Decido di agire non pensando di essere una Wonder Woman, come non credo nessuno di voi debba pensare che per fare questo passo, per fare questo cambiamento, dobbiamo trasformarci in dei Superman, o dobbiamo pensare che siccome siamo pin, allora siamo super pin, non so, pin puck, tutti insieme, non so. No, non dobbiamo essere dei supereroi, non servirebbe. Quello che possiamo fare è non pensare di essere di più o di avere meno paura degli altri, ma di agire nonostante, agire a dispetto di questo groviglio magari che dentro ancora ci frena, agire a dispetto di. Non so se ci vorrà una settimana, un giorno, un anno, se fra un anno saremo qui in di più, perché ognuno di noi sarà qui con, non so, amici, parenti, altre persone che, con le quali si sarà riconosciuto. Quello che so e quello che forse ci può ancora aiutare è partire dalla consapevolezza che il cambiamento dipende da noi, ovviamente, come abbiamo già detto più volte oggi. E un'altra consapevolezza è che ognuno di noi è molto, molto, molto di più di quello che pensa di essere. È potenzialmente molto più grande e sarà meraviglioso scoprirlo nel momento in cui ognuno di noi darà a se stesso la possibilità di essere, di diventare ciò che può essere. E questo è un po' quello che è il mio augurio, per me innanzitutto, e per tutti gli amici con i quali condividiamo questa giornata e quelli che anche fuori condividono. E l'ultima cosa a proposito di linguaggio, come diceva Marco, insomma è importante cominciare a cambiare anche il linguaggio. Uno dei nemici, degli ostacoli del cambiamento è una parola che normalmente ha un buon seguito. Normalmente è una parola ben vista, una parola positiva, che è la parola speranza. Perché, ma come? No, non mi distrugge la speranza. Perché speranza? Perché no speranza? Perché è un po' come chiedere, cosa pensate voi? Ce la faremo? Ce la farà il PIN a farsi riconoscere? Beh sì, dai, io spero di sì, dai. No. Io direi che alla parola speranza preferisco la parola scelta. E io oggi scelgo di essere qui, scelgo di essere protagonista di questo cambiamento, scelgo insieme a voi di costruire qualcosa di grande, qualcosa in cui ci riconosciamo, qualcosa che forse molti di noi stanno aspettando anche là fuori, e qualcosa insomma che ci meritiamo, me con la parola me davanti. E per finire, le scelte sono scommesse nel momento in cui le facciamo, e io dico che questa scommessa, con l'impegno, la volontà e il cuore di ognuno di noi, la possiamo vincere.